l'ufficio stampa, una cosa importante. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti numerosi, come sempre. Noi abbiamo, la maggior parte di noi, un conto sospeso. Ci siamo visti il 26 ottobre in una giornata piovosa sotto il Consiglio regionale del Lazio, eravamo tutti lì, tutti siamo in attesa alla fine di cercare di capire che sviluppi o che progressi possono esserci stati, o semplicemente, tradotto in soldoni, quello che ci è stato detto. Le persone che sono salite, la delegazione del Comitato e di alcuni appartenenti alla politica dei paesi coinvolti, tra i pochi appartenenti che nonostante l'invito fosse stato rivolto a tutti, hanno avuto la voglia, con nostro gradimento, di seguirci, che ci siamo sentiti dire, a mio avviso è stata innanzitutto una grossa attenzione e volontà di risolvere il problema. Il grosso risultato, dal mio punto di vista, è che si è trattata di una volontà e di un'attenzione, oggi va di moda dire bipartisan, non so se lo pronuncio bene, nel senso che noi avevamo a un tavolo i capogruppo di diverse forze politiche che solitamente non sono molto conciliabili tra loro. Quindi avevamo Sinistra Ecologia e Libertà, avevamo la destra, avevamo il Partito Democratico, avevamo Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e così via. Quindi è stata sentita con la problematica dai capogruppo delle forze che rappresentano la quasi totalità delle forze politiche presenti in regione. Immediatamente dopo l'abbiamo anche postato su Facebook, ci sono stati anche dei comunicati stampa da parte di alcune di queste persone che hanno ritenuto opportuno manifestare la convinzione della necessità dell'apertura di alcuni tavoli unitamente ai comuni coinvolti e al comitato, ai comitati, per cercare di addivenire a una soluzione di questo problema. Adesso, perché io faccio così, sono una persona anche molto trasparente, tenetevi sulle gambe, perché partiremo da una nota dolente, che è quello che ci siamo sentiti dire da uno di questi consiglieri: sì, ma per le questioni passate in giudicato non c'è più niente da fare. Fortunatamente avevamo davanti una persona che, pur volendosi interessare del problema, sconosceva completamente quello che è stato l'iter mostruoso, perché noi siamo andati a rispondere a questa persona. Non è esattamente così, perché ci sono dei ricorsi aperti al TAR, e se, quando verranno dibattuti nel merito questi ricorsi, verranno fatti quei passi e presi quegli accorgimenti per i quali il tavolo viene istituito per cercare di addivenire, anche per queste persone si apre la possibilità di vincere i ricorsi.